melody. What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Nah, it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a that a swinger. Take it, chummy. Eccoci qua, straordinaria, straordinaria questa esecuzione di Duke Ellington al piano e Louis Armstrong alla tromba insieme agli altri musicisti della grande orchestra di Louis Armstrong. Quest'estate è stata l'estate del dramma dei migranti. Abbiamo vissuto tutti drammaticamente l'emozione, la commozione, la rabbia per ciò che è accaduto non solo in Italia ma in tutto il Mediterraneo, negli altri paesi europei, e abbiamo assistito allo sciacallaggio di personaggi come Matteo Salvini della Lega, gente senza nessuna umanità. A loro dobbiamo ricordare sempre che Maroni è stato il ministro degli interni e sotto Maroni e sotto la Lega fu fatta la legge terribile sull'immigrazione, la Bossi-Fini, così come gli ha ricordato il vescovo siciliano
della provincia dove è situato il CARA di Mineo, il centro per gli accoglienza immigrati, dove Salvini è andato a fare una demagogica comparsata, come gli ha ricordato il sindaco, il vescovo di quei luoghi. A volere il CARA di Mineo in quel luogo è stato proprio il ministro Maroni, contro l'opinione di gran parte della popolazione. E così come dobbiamo ricordare, e non glielo dobbiamo abbonare, che sempre la Lega in questi ultimi 20 anni è stato con Berlusconi e Tremonti. E ricordiamo Belsito e ricordiamoci del Trota. Fino al 2011 la Lega di Salvini, prima che l'Europa li cacciasse in malo modo dal governo del nostro paese, fino al 2011 la Lega di Salvini è stata un'importante forza di governo, e sulla immigrazione hanno fatto soltanto dei danni con Maroni, appunto ministro degli interni. Il pessimo trattato di Dublino, quello che oggi ci impedisce all'Europa di fare fino in fondo il proprio dovere, fu firmato da Maroni, ministro degli interni. E non bisogna dimenticare poi il ruolo forte, il sostegno forte che la Lega ha avuto con Berlusconi, contribuendo quasi al default del nostro paese. E senza, dicevo, dimenticare i Belsito, i Trota, i Diamanti della Tanzania e tutti i leghisti presi con le mani nel sacco dai magistrati. Di Salvini poi dobbiamo ricordare sempre il suo assenteismo al Parlamento europeo, dove becca senza fare nulla, e lo becca da tanti anni, perché Salvini è da tantissimi anni al Parlamento europeo, e dove becca senza fare nulla uno stipendio di circa 15.000 euro. È una persona senza umanità e sarebbe il peggio che potrebbe capitare al nostro paese se la Lega dovesse andare di nuovo al governo. Peggio dell'ungherese Orban, ed è tutto dire. Detto questo, passiamo alla seconda canzone. La seconda canzone è una canzone solo dell'orchestra di Duke Ellington, una canzone diciamo un po' storica che si chiama Metronome All Out, ed è una canzone stupenda, bellissima, che magari poi commenteremo insieme. Vai!
straordinaria. In questo brano c'è un po' tutto di Duke Ellington, c'è la musica growl iniziale, insomma la musica jungle, ci sono i grandi sassofonisti della sua orchestra, le grandi trombe, ma ne riparleremo. Sicuramente, insomma, io so, dite, ma questo che ha cominciato questa nuova serie e parla di jazz, e parla della Lega, e parla, insomma, e noi, insomma, voglio dire, era sempre stato polemico dentro il PD, che fa? La butta, insomma, qualcuno pensa che, insomma, che mi sono galmato. No, semplicemente, insomma, adesso ci arriviamo, e ci arriviamo raccontando una bella favola. Una bella favola a cui mi ha fatto pensare il comportamento di quella piccola minoranza del PD che sta rischiando di mettere in discussione l'esistenza di uno dei più grandi, a mio avviso, governi riformisti degli ultimi 30 anni. La favola dice questo: uno scorpione doveva attraversare un fiume, ma non sapendo nuotare, chiese aiuto ad una rana che si trovava lì accanto. Così, con voce dolce e suadente, lo scorpione le disse: «Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda». La rana gli rispose: «Fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccide». Lo scorpione logicamente gli rispose: «Per quale motivo dovrei farlo? Se ti pungessi, tu moriresti, certo, ed io, non sapendo nuotare, annegherei». La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione velenoso. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto e lui rispose: «Perché sono uno scorpione, è la mia natura». In queste settimane, pensando a Bersani, all'Omino di Bettola e ai suoi sempre più esigui seguaci, ho fatto un collegamento con questa favola. E nell'istinto di certa sinistra, per fortuna,